Andiamo alla partita di Serie B, Benevento-Bari, con Fabrizio Cappella e Luigi Carbone. Buonasera, buonasera dal Ciro Vigorito di Benevento. Iniziata da 2 minuti e mezzo la partita tra Benevento e Bari, 0-0 il risultato fino a questo momento. Un saluto da Fabrizio Cappella e da Luigi Carbone per questo anticipo di campionato tra i giallorossi e il Bari. Ciciretti sul pallone chiama uno schema alzando un braccio, ci sono 6 compagni al centro dell'area, il tocco ravvicinato è per Falco, pallone che arriva sul secondo palo e la rete del Benevento. Benevento in vantaggio. Lopez ha raccolto il cross che è arrivato fin sul secondo palo, libero il difensore del Benevento di testa, appoggiato in rete, dunque dopo 12 minuti passa in vantaggio la squadra di casa con Lopez. Un vantaggio, possiamo dirlo, anche un po' a sorpresa per come si era messa la partita all'inizio, no Luigi? Sì, un po' a sorpresa, ma è stato molto bravo Lopez a seguire, a crederci su questo cross che ha tagliato fuori l'intera retroguardia barese e si è presentato tutto solo a pochi metri, non più di 2 metri da Micai, ha potuto ribadire tranquillamente di testa. Certo la difesa del Bari non si è mostrata per niente reattiva in questa circostanza. È sorpresa sì la difesa del Bari, perché sul secondo palo pallone davvero prolungato dalla sponda di Ceravolo, ma Lopez è arrivato tutto solo a colpire di testa quando ormai era battuto anche Micai, non aveva alcuna possibilità di intervenire. Ora Bari in attacco, Flora Flores per Galano, il pareggio immediato da parte del Bari, 1 minuto e pareggia il Bari, lo scambio ravvicinato tra Flores che ha visto l'inserimento alle sue spalle del compagno di squadra, gli ha toccato il pallone, quella tanto che è bastato per consentire a Galano di controllare di destro e battere da non più di 7-8 metri da distanza ravvicinata, impossibile sbagliare, dunque pareggio immediato, gelo sul Vigorito, fanno festa i 1000 sostenitori del Bari. Sorpresa anche in questo caso la difesa del Benevento. Sì, anche in questo caso c'è stata un'esitazione di troppo, Floro Flores è stato molto bravo ma ha avuto il tempo di alzare la testa e di cercare il compagno, poi ottimo il controllo di Galano e la conclusione ravvicinata solo toccata da Cragno. Il sinistro di Ciciretti che va a giro ed è bravissimo Micaia a deviare in angolo questa conclusione sotto la traversa di Ciciretti. Ciciretti con il pallone tra i piedi, un paio di finte, palla sul sinistro, poi l'appoggio all'indietro, il cross al centro dell'area, Ceravolo stacca di testa, il pallone sfiora il palo alla sinistra di Micaia che sembrava in evidente ritardo su un colpo di testa non potentissimo ma preciso. C'è un fallo commesso da Cibsa a metà campo, dunque calcio di punizione per il Bari, l'arbitro però fa arretrare di qualche metro la posizione del pallone, siamo molto distanti dalla porta. Brienza a sorpresa batte sulla sinistra, l'inserimento, il cross la sua terra, il destro di Floro Flores e la rete del Bari che passa in vantaggio. Una battuta a sorpresa e la difesa del Benevento anche in questo caso disattenta, non ha capito le intenzioni di Brienza, il cross di Morleo basso teso con Floro Flores pronto ad intervenire in anticipo sui difensori e dunque al 23esimo passa in vantaggio il Bari, Benevento 1 Bari 2. Gravissima disattenzione della difesa del Benevento, si è fatta trovare impreparata su un calcio piazzato, è stato molto bravo Morleo a proporsi e a centrare una palla tesa sulla quale si è avventato come un falco Floro Flores al quarto gol in 6 partite e dunque una continuità strepitosa per l'attaccante in forza al Bari. Adesso il Benevento dovrà reagire. Falco, il destro a giro, palla che sfiora la traversa e finisce sul fondo, il tiro del numero 20 della Benevento, pericolosa la conclusione di poco alto. Pallone tra i piedi di Viola che appoggia sulla sinistra con Lopez, lo scambio 1-2 tra Falco e Lopez, Lopez si porta sul fondo, il cross al centro ribattuto, resta lì il pallone, lo riconquista Viola, cross al centro, Ceravolo, palo, rete, il pallone
pareggio del Benevento, ma viene annullata la rete per fuorigioco. Un altro errore difensivo del Benevento. Floro Flores entra in area, viene toccato duro, calcio di rigore, calcio di rigore per il Bari. Ancora una difesa disattenta, come possiamo dirlo, probabilmente mai si era vista qui al Ciro Vigorito. Tantissimi errori quelli del Benevento di questa sera. Doppio passo di Floro Flores appena entrato in area di rigore, messo giù, e dunque quando siamo al 38esimo sul risultato di 2-1 per il Bari c'è anche questo calcio di rigore giusto, Luigi? Sì, giusto perché Cisba effettivamente ha toccato Floro Flores, che certo non ha tolto la gamba, poteva forse continuare verso la porta, ma si è sentito toccato, è andato giù, e certo sorprende che il Benevento stia subendo così tanto e abbia tante difficoltà in difesa, in quanto ha fatto della solidità difensiva la sua forza fino a questo momento. C'è Salzano sul pallone per il calcio di rigore, Cragno probabilmente sta provando a innervosire un po' l'avversario, si è tolto i guanti per allacciarsi le scarpe, ora se le sta rimettendo con il direttore di gara, che ovviamente chiede di accelerare le operazioni, un piccolo trucco probabilmente per provare a distrarre o a innervosire Salzano, che adesso vedremo quanto in realtà sia stato condizionato da questo giochino. Il fischio di Pinzani, parte Salzano, la finta, il sinistro e la rete, precisissimo il tiro con il mancino nell'angolo alla sinistra della porta difesa da Cragno, e dunque al 39esimo minuto del primo tempo il Bari è in vantaggio per 3-1 sul Benevento al Vigorito. Sì, ottimo la trasformazione di questo calcio di rigore, Cragno aveva intuito, si era disteso sulla sua sinistra, ma la conclusione di Salzano è stata davvero molto precisa e angolata, e non ha lasciato scampo all'estremo difensore di casa. La precisione più che la potenza nella conclusione di Salzano, davvero imprendibile, però il Benevento riesce ad attaccare ora sulla destra con Ceravoli, il cross al centro dell'area e la rete di Sisse, pescato alla perfezione da Ceravolo, colpo di testa con uno stacco possente su Tonucci, anticipato da Sissé, il gol del 3-2 al 42esimo del primo tempo. Cambia ancora il risultato in questa partita che si preannunciava divertente, ma forse non fino a questo punto. È veramente entusiasmante, un Benevento che ha trovato un lampo con una bellissima combinazione tra Sissé e Ceravolo, partita dalla tre quarti. Si è suggerito la profondità, Ceravolo che si è defilato, ha alzato la testa e ha crossato con grande precisione, poi è stato davvero bravo Sissé a staccare imperiosamente, a avere la meglio del marcatore e a indirizzare la palla nell'angolino alla destra di Mikai. È un Benevento, un gol importante, perché il Benevento era apparso un attimino in difficoltà, anche nervoso, e adesso la partita riapre assolutamente, cresce l'euforia, qui la curva del Benevento ha ripreso a cantare, a sostenere i propri giocatori. Floro Flores anticipato, palla all'altezza della metà campo, la supera Sissé, lo scambio con Ceravolo, c'è spazio davanti a sé, uno contro uno, Ceravolo entra in area, il sinistro e la parata di Mikai, che mette in calcio d'angolo, palla sotto la traversa, interviene a mani aperte Mikai e mette in angolo, ma è una partita davvero entusiasmante. Falco sulla destra, si avvale della collaborazione di Cibsa, al limite dell'area lo scambio, l'1-2 tra Ceravolo e Falco, poi con l'aiuto di Sissé, Falco alla destra per Ciciretti, il cross al centro, rosa terra, il tiro al volo, splendido l'anticipo e il pareggio, venuti il cross al centro da parte dell'esterno destro, ed è andato Ceravolo ad anticipare tutti con un destro di piatto secco. Avevamo detto che ci sarebbe stato ancora tanto da raccontare in questa ripresa, e così è, perché dopo appena 4 minuti nel secondo tempo Ceravolo riporta in parità la situazione, Benevento 3 Bari 3.
un movimento da attaccante puro, davvero bomber quello di Ceravolo, che è andato ad aggredire il primo palo dove sapeva che il compagno l'avrebbe cercato, e con un tocco effettato è riuscito a battere Mikai. Davvero una bella azione, una bella rete del Benevento, che negli ultimi minuti, cioè dall'inizio di questo secondo tempo, aveva avanzato il proprio baricentro occupando spazi nella porzione di campo del Bari. Adesso l'euforia qui è davvero tantissima. Ma che partita splendida qui al Ciro Vigorito. Ceravolo che adesso entra in area di rigore, supera Capradossi, il sinistro e palla che sfiora di pochissimi centimetri il palo, lentamente termina sul fondo. Si è lasciato sorprendere in questo caso Capradossi dalla tenacia e dalla grinta di Ceravolo. Floro Flores al centro dell'area prova lo stop di petto ma scivola e il pallone resta lì. Il cross ancora con il tentativo da parte di Salzano, teso e basso. Floro Flores aveva la possibilità di controllare al centro dell'area di rigore, ha perso l'appoggio e scivolato, concedendo dunque palla agli avversari. Ancora stavolta scivolare e Pezzi che consente alla Bari di ripartire, di ritornare ancora in vantaggio con Galano. Ma è incredibile quello che sta succedendo stasera al Vigorito. Il cross di Salzano, Pezzi ha perso l'equilibrio, palla che ha superato tutta l'area di rigore, è arrivata sulla destra dove c'era tutto solo Salzano. Il controllo destro secco nell'angolo alla destra di Cragno, e dunque decimo minuto della ripresa, Bari di nuovo in vantaggio, Benevento 3 Bari 4. E non risparmia davvero colpi di scena questa partita, è una vera e propria altalena di emozioni nella circostanza. È stato sicuramente sfortunato Pezzi a perdere l'equilibrio, il fondo del terreno è davvero scivoloso, adesso stiamo assistendo sempre più spesso a giocatori che non riescono a mantenere l'equilibrio, ma dall'altro lato è stato molto bravo l'avanti barese a controllare, ad alzare la testa dopo lo stop di petto e a indovinare l'angolino in diagonale, superando per la quarta volta Cragno. Gol di Galano dunque che riporta il Bari in vantaggio, siamo al 55esimo, decimo della ripresa, Bari 4 Benevento 3. Parte Falco con il sinistro a giro, il pallone ancora ci arriva Mikai con la punta delle dita, palla che sembrava indirizzata nell'angolo ma Mikai ancora protagonista, va a togliere il pallone dall'angolo, e il Benevento che si ripropone ancora in attacco con Falco che ha un po' di spazio davanti a sé, porta palla fino al limite dell'area, va a calciare, il sinistro attraversa e palla che finisce sul fondo. È ancora una opportunità per il Benevento, i 49 minuti e mezzo, mancano 30 secondi per il Benevento per provare a conquistare un pareggio, un 4-4 davvero clamoroso. Sulla sinistra il cross al centro, l'uscita precisa di Mikai che blocca in sicurezza e che probabilmente con questo intervento taglia completamente ogni speranza alla formazione giallorossa di riconquistare un pari che gli costa caro. La sconfitta arriva in questo momento dopo 5 minuti di recupero. Pinzani di Empoli dice che è finita, Benevento 3 Bari 4. Ricordiamo la sequenza delle reti: al 12esimo Lopez ha portato in vantaggio la squadra di casa, subito il pari di Galano, al 23esimo Floro Flores per il 2-1 del Bari, 3-1 su calcio di rigore per il Bari di Salzano. Nella finale 42esimo Sissé si chiude il primo tempo sul 3-2 per i pugliesi, poi pareggia al quarto Ceravolo e al decimo della ripresa il definitivo 4-3 realizzato da Galano probabilmente migliore in campo insieme a Mikai. Benevento da rivedere per quello che ha fatto soprattutto in chiave difensiva, un flash a chiudere Carbone. Sì, il Benevento perde l'imbattibilità casalinga dopo 27 mesi, non perdeva dal 23 novembre del 2014 in casa 1-2 con il Lecce. La chiave è appunto nella permeabilità difensiva, ha subito 4 gol, ha reagito con il cuore ma non è riuscito a riacciuffare il risultato. Dal Ciro Vigorito di Benevento dunque si chiude la radiocronaca diretta di Benevento Bari. Bari vince 4-3 sui giallorossi, un buon proseguimento di serata da Fabrizio Cappella e Luigi Carbone, la linea può tornare a Roma.